Sono super eccitato, è arrivato il momento. Ho appena ricevuto da DHL un messaggio che conferma che sono arrivati i pacchi e ce li stanno consegnando. Quindi tra una decina di minuti dovremmo ricevere tutti i pacchi. Sono 24. Ah, non vedo l'ora. Oh, una palla, abbiamo preso una foto. Sono giù. Anche qui sono d'accordo. 17, 19. No, perché sei mancato? Gioco, sì, mancato. Siamo in macchina, io sono andando a prendere Ele, che non vedo da prima di Natale, quando stavamo insieme a Marbella. È venuta anche lei qua a Lussemburgo per sostenerci moralmente, fisicamente, e anche perché vogliamo fare un po' di shoot con lei per la parte anche femminile, perché i capi sì, sono unisex, soprattutto le taglie piccole, XS e S sono per le ragazze. Quindi sono un po' in ritardo, sono le 2.52, lei atterra alle 3, voglio essere sicuro di arrivarci. Purtroppo avevo tante cose da fare, non ce l'ho ancora fatta ad allenarmi, speravo di riuscire ad allenarmi prima di andarla a prendere, ma purtroppo non è stato così. Vediamo se dopo riesco a farlo. E intanto mi sono portato con me una barretta proteica, queste qua di Foodspring, che sono veramente buonissime. Questa è la Double Chocolate Cashew, che ha 20 grammi di proteine ed è assolutamente una delle mie preferite. Let's go! Io sono appena arrivato all'aeroporto, dice che il volo di Ele è 10 minuti in ritardo, quindi meno male non sono in ritardo io. L'aspetto e vediamo quando arriva. Eccoci qua in camera. Ce l'abbiamo fatta da quanto tempo, amore? 2 mesi. 2 mesi che non ci vediamo, veramente. All right, amore, com'è andato? Bene? Ti piacciono le cose? Mm? Ci fai vedere cosa c'hai? Un bel... Questo è il Burgundy. Burgundy Heavy Hoodie. Questo però è taglia XS, ragazzi. Quello che abbiamo fatto è... la length che è perfetta, perché certo. Tipo, a me piace che si veda... Aspetta, facci vedere, scusa. Che si vede? È il... Che non tagli... Le chiappette. Che non mi tagli per le gambe. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto unisex. Se prendete XS oppure S, se volete leggermente più largo, sono abbastanza aderenti comunque. Sì, sì, sì. Dipende solo dalla vita che avete. Yes, quindi XS o S, ragazze. E per i maschi invece tutte le cose vanno dalla S, M, L, XL. Ma che state a fare, mappa, che outfit che hai, zi. Grazie, bro. Siamo asciutti un pochino. Vi voglio presentare the man behind the camera, behind il maestro Stefi. Ciao. Stefano. Ciao a tutti. My Grazie. God, lui è tutto. Beh, vedrete tutte le cose che farà, sia che qua su Instagram, sul sito. Lui è veramente il maestro. È il mago. È il mago. Yeah, he's okay, the number allora one. Potete smetterla. E niente, stiamo facendo oggi foto per il sito. Sì, un po' studio, sfondo grigio classico, delle luci un po' basiche. E diciamo che per ora è homemade, raga. Siamo piccoli, noi ce la mettiamo tutta, però passo per passo. Ready? 3, 2, 1. Oh, awkward silence. Per cambiare. Mi chiedo tipo, è comunque un po' lungo come cosa. Are you gonna leave it this long? Sì, Neso è stesso percorso, però può fare un po' come vuole. Okay. Mi piace molto di più che il full body, cioè non c'è ombra, non c'è molto. Ma poi ti fa capire com'è il body. Sì. No? Secondo me That's what we want. Ragazzi, vi porto un po' con me, che stiamo facendo un po' di foto per il sito. Ci abbiamo acchittato la musica qua e poi vi faccio vedere il setup.
Abbiamo praticamente questo backdrop che useremo per le foto del sito e lo facciamo venire fino a qua, così che io posso salire ed esce tipo una foto, beh, non riuscite a capire, ma esce una foto bella, bella figa. E poi abbiamo anche kittato su luce 1, lucina 2, lucina 3 e qua abbiamo la nostra telecamera che abbiamo usato per fare i vari video. Diciamo che è una cosa un pochino homemade, però l'abbiamo voluto fare step by step, raga. Secondo me quella è una cosa molto importante. Tanta gente fa il passo più lungo della gamba e secondo me invece bisogna fare step by step, avere proof of concept, provare a scalare un pochino, va bene, sì, scali un altro pochino. Ed è così che facciamo. E è incredibile pensare che al primo lancio avevamo zero luci, al secondo lancio ne avevamo una, adesso abbiamo già un setup di 3 luci. Ci sta Stefi che mi aiuta, Sammy che mi aiuta, mia sorella che mi aiuta. Piano piano le cose crescono e boh, è così divertente, così figo, e le cose sono così fighe, diciamocelo, fighissime. E infatti vedrete veramente le foto, che fit spaziale che ci hanno tutto. Ragazzi, vi faccio vedere le due modelle donne bellissime qua, mia sorella e Ele. Allora, di pantaloni Ele ha una XS, Bianca una S, quindi vedete la differenza un pochino del fit. Leggermente la S un pochino meno attillata, la XS è bella attillata, no? E poi sopra entrambe hanno la XS. Questo è il heavy hoodie in colorazione blu, questo è il heavy hoodie in colorazione burgundy, è bello spesso. Pesante, sì. Pesante. Dentro. È dai, ed è XS e vi sta benissimo. Great, grazie mille. Invece noi, quindi tutto è true to size, quindi se solitamente sei una M, prendi una M, a meno che non vuoi un fit leggermente più largo, perché effettivamente vestono un po' più slim fit. Io ho una M di pantaloni, come vedete sta benissimo sul sederino, vero amore? Abbiamo le tasche con le cerniere, così che se volete mettere le chiavi, portafoglio, telefono, anche in palestra o la se casa, uscite, tutto, non sì. vi cade niente. Invece in questo momento sto indossando una XL sopra, effettivamente mi sta un pochino più baggy, mi sta un pochino più larga, però la cosa figa è che abbiamo messo anche qua le zip, così che io mi ricordo nella panca piana, a volte facendo panca piana cadevano le chiavi, cadevano le cose, invece con le zip vi tiene tutto perfettamente al richiuso. Questa è un XL, io potrei pure indossare una L se volessi un fit un pochino più attillato, nelle foto indosso una L. Sammy! Io ragazzi ho una M, anch'io di pantaloni, come vedete stessa cosa per G, molto attillata, a me mi piace questo look, però pure una L mi va più che bene. E invece sopra ho una M, a me mi piace il look leggermente più attillato e quindi sono andato per la M, però probabilmente potrei rep una L. Però mi piace questo look un po' più fit e quindi sono andato così. La cosa fondamentale che volevamo fare era un fit che fosse true to size, quindi se tu solitamente porti una S, la S ti va benissimo, ma hai la possibilità di spaziare attraverso le taglie. Se la vuoi più stretta vai giù, anche se non te lo consiglio perché è un po' meglio avere i hoodie rilassati. Se invece vuoi essere un po' più largo, un po' più confortevole, così puoi tranquillamente fare una taglia sopra e vedrai che starà e vedrai che starai a posto. E questo la vale qualità su... è buonissima. Grazie, quindi no. E questo vale su tutta la collezione, sopra, sotto, maschi, femmine, unisex, quindi è letteralmente uguale. Abbiamo fatto una bomba secondo me. Anche secondo me. Ok ragazzi, abbiamo appena finito il primo shoot. Bello stancante, molto molto... Come si dice rewarding? Come si dice rewarding? Molto gratificante come lavoro, poi con l'aiuto di Sammy, Stefi, mia sorella, veramente un aiuto incredibile. Abbiamo fatto tutte le foto per il sito, il video, e non vedo l'ora di farvelo vedere, secondo me sarà fighissimo. Siamo stanchi, penso di aver lavorato 3 ore e mezza, 4 ore di fila, senza break. Si fa grind period, e anche questo, yeah! E il video finisce dove è iniziato, abbiamo fatto full circle, e scusate se sono poco attivo in questo momento sui social, ma veramente questa settimana mi ha preso veramente tantissimo tempo. Abbiamo fatto 5 giorni di fila di photoshoot, poi in condizioni direi non, diciamo, non ottimali per stare fuori all'aperto, soprattutto qua a Lussemburgo, facevano 0 gradi, pioveva, grandinava,
però abbiamo dovuto fare quello che riuscivamo a fare, dovevamo farlo, e quindi abbiamo fatto veramente 5 giorni belli intensi e belli demanding, fisicamente proprio e anche un po' abbastanza mentalmente, ma questa settimana ci stanno, queste settimane di lavoro un pochino più intenso, sono queste settimane belle, e poi col team che abbiamo creato, anche Sam mi sta lavorando tantissimo, Steffi è bravissimo, le ragazze mi stanno dando una mano assurda, quindi devo dire che sono veramente felice di quello che stiamo riuscendo a fare in questo periodo, e ti volevo ringraziare se sei arrivato qua alla fine, perché vuol dire che sei uno veramente dei veri grandi fan. E quello che sto facendo, comunque questo lancio, so che non ho parlato di dieta e allenamento, perché sinceramente la verità è che nelle ultime 2 settimane con l'allenamento mi sono allenato 2 o 3 volte a casa massimo, e non ne vado per niente fiero, probabilmente è il periodo più lungo in cui non mi sono allenato costantemente per bene, da tipo non so nemmeno io quanti anni, e non ne vado fiero, e sicuramente avrei potuto farlo, mi sarei potuto svegliare prima di mattina, perché le persone dicono ah non c'ho tempo, in realtà il tempo c'era, potevo svegliarmi alle 6 di mattina, ma andando a letto comunque a mezzanotte, perché dobbiamo finire di ritare tutto, svegliarmi più alle 6 per allenarmi, per poi stare tutta la giornata a lavorare e circondato comunque da abbastanza persone che contano su di me, tipo sarebbe stato uno stress aggiuntivo che in questo preciso istante ho preferito evitare. Sono sicuro che se avessi avuto invece accesso alla palestra ovviamente ci sarei andato per togliermi lo stress e usarla come ora di meditazione, ma trovare la forza e la voglia di spingermi a casa costantemente ogni giorno, di mantenere l'allenamento, vabbè, magari vedetelo come una scusa, però la verità è quella che non mi sto allenando bene, infatti un po' il fisico lo vedo, anche con la dieta non sto tracciando niente da 2 settimane, sto mangiando, diciamo, provo comunque a colpire fonti proteiche di qui e là, snack proteico, barretta, uno shake, a cena mi sto provando a fare il pesce con le verdure, la carne a pranzo, però devo dire è molto, non ho orari, non ho schemi, a volte pranzo alle 5, a volte ceno alle 11 di sera, quindi diciamo tutto è andato un po' così fuori dalla finestra, è un periodo, e questo vorrà dire anche che non appena facciamo questo lancio, non importa se va bene o male, io non vedo l'ora di tornare molto più forte anche sul lato fitness, perché quella è la mia passione e lo vamo a fare. Questo è un progetto bellissimo e che coinvolge molte più persone, e di cui la filosofia, no? La filosofia Kaizen, veramente penso che possa impattare la vita di tantissime persone, questo keep improving, questo miglioramento continuo, e ci credo veramente, e voglio che Kaizen non sia solo per me, sia per tutti noi, che coinvolga tutti, Sammy, mia sorella, Ele, Steffi, e voglio che coinvolga anche tutti voi. Quello che stiamo provando a fare è costruire una famiglia, una cosa che ancora in Italia non c'è, un brand veramente in cui tutti i membri si sostengono a vicenda. E la visione è grossa e di conseguenza il lavoro è tanto, e siamo ancora minuscoli, non abbiamo fatto niente, il rischio è enorme, ma il potenziale anche secondo me è grande anche. Quindi se sei arrivato fin qua, io ti ringrazio di cuore. Se stai pensando a supportare e sostenerci su Kaizen, mi raccomando, ricordati della data, domenica 14 febbraio alle 11 di mattina andiamo live, e se decidi di sostenerci, beh, grazie tantissimo, apprezzo un botto, altrimenti nessun problema, e questo è tutto, ti ringrazio di cuore, scusami per il video un pochino meno fitness del solito, ma questa è la mia vita, ho deciso su YouTube di condividere la mia vita alla fine. Ad alcuni può piacere, ad altri di meno, ad altri più in alcuni momenti, ad altri di meno. Questa è la realtà. Ti ringrazio di cuore, ci vediamo.